Give me odds. Seven. Tu sei giovane. Il più figlio si alza. No, non so, scusate, attenti, non ci va chi Ignazio si alza, lo faccio apposta non far imbarazzare lui, che poi si vuole alzare. Sono Francesco Due, ci conosciamo, anche se col caro Ignazio, l'ultima volta abbiamo parlato assieme, è stato durante... Senza i metri europei davanti. Durante le... Senza i metri europei davanti. Non ce la fai. No, durante la campagna elettorale dell'Europea è stato veramente un bel tour, ci siamo divertiti, ci siamo divertiti, e ora eccoci qua. Di cosa vi parlo io? Ma molto semplicemente vi dico un attimo quello che sta succedendo lì a Roma, ma brevemente, perché questo qui è un incontro sugli eventi europei. E poi voglio darvi un attimo due... In realtà voglio ripetere una cosa che forse già sapete, però è bene che andiate sul sito internet, magari adesso lo metti, e ne approfittate, perché noi è da due anni, da quando siamo stati eletti, che... Come sapete, restituiamo una parte del nostro stipendio allo Stato, più che restituiamo, lo mettiamo in un fondo che è ministeriale. Mettiamo questi soldi in un fondo ministeriale, siamo riusciti a raccogliere finora 10 milioni di euro. Anzi, a dire tutta, penso che anche, non so se tutti o tutti gli europarlamentari del gruppo mettono i stessi soldi, mettono pure loro i soldi in questo fondo ministeriale. Questo fondo è per il microcredito, infatti se andate sul sito microcredito5stelle.it potete vedere come accedere, è abbastanza interessante perché si possono ottenere, tanto da precisare appunto che noi non noi mettiamo i soldi, poi non gestiamo nulla, cioè, perché altrimenti lì diventa voto di scambio, parliamoci chiaro, invece è una cosa ministeriale. Qualcuno ci dice ma vi fidate del ministero? In teoria veramente è da tanto tempo che cercavamo di aprire questo fondo, ci siamo riusciti adesso, perché infatti non è che ci davamo, non c'era molto feeling tra noi e il ministero. Anzi, addirittura non volevamo fare alcuni decreti attuativi, poi si va nella... loro dicono e diciamo sempre no, non è vero. In particolare cercano di mettere un sacco di cose in aula, o prima di Natale, o sott'estate. Cosa succede? Che noi... di default, in questo caso veramente, facciamo ostruzionismo, perché così diciamo noi non abbiamo nessun problema a stare fino a Ferragosto qua in aula, poi sono cavoli vostri. Loro, per la paura di stare a Ferragosto con i grillini, che non è gradevole, diciamo che tendono a cedere su alcune cose, e proprio la scorsa estate siamo riusciti a ottenere dei decreti attuativi ministeriali, quindi si arriva anche a questo. Quindi se oggi c'è questo microcredito è funzionante per il nostro ostruzionismo, perché si fa in questo modo? Allora, attenti, non ce l'avevo mai concesso. Non so, l'hanno voluto rilanciare perché per impedirci forse, ma meglio così, per impedirci forse di rivendicare come una battaglia solo nostra, come governo hanno stanziato altri 30 milioni, quindi ci sono 10 milioni nostri più 30 milioni che ha stanziato il governo. Questo è che no. Ma non di tasca, non di tasca ai deputati, ma cioè, comunque è bello, quindi questo fondo speriamo di un po' di respiro comunque all'economia, noi ci speriamo tantissimo, si può compilare la giusta documentazione e poi mandarla con l'aiuto dei consulenti a lavoro, comunque abbiamo fatto un patto ovviamente. Lo fanno tutt'altro a livello gratuito, comunque se andate sul sito, lì vi reindirizza questo sito un po' lungo, però basta che scrivete su microcredito5stelle.it per vedere tutte le informazioni. Detto questo, visto che stavo parlando di fatto di fondi europei, di modi per sviluppare il territorio, una visione 5 stelle voglio fornirvi oggi. Purtroppo però recentemente il Premier, non voglio parlare male degli altri, però in generale è una visione, un dato di fatto. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi recentemente è andato ad un'università, non ricordo qual era, e ha detto che non bisogna prenderci in giro, non dobbiamo prenderci in giro, ci sono università di serie A e università di serie B. Ha detto questo in riferimento al fatto che sta chiudendo la... propaganda sulla buona scuola, presto ci sarà la propaganda sulla buona università probabilmente. Dico propaganda perché sulla buona scuola se ne parla da un anno, ha fatto tutto, ha fatto solo grazie al faraone. No, faraone è difficile.
Comunque, ha parlato per un sacco di, per un anno di questa buona scuola, senza aver fatto un atto. Nel momento in cui doveva fare un atto, non fa il decreto legge, dice, ma voi non siete quelli che siete contro il decreto legge? Sì, è vero. Però, lui proprio questo ci dice, ma voi eravate contro, io non l'ho utilizzato. Tutto è molto semplice, sta cercando i soldi per poter avviare queste assunzioni nel mondo della scuola. Per quanto riguarda l'università, ha parlato di università di serie A e università di serie B. È proprio questo il trend che a noi non va bene. Infatti noi adesso ci stiamo impegnando, stiamo raccogliendo tutte le proposte di legge che abbiamo fatto finora sull'università, tutti gli interventi, e vogliamo fare una riforma 5 Stelle. Ci stiamo lavorando, che è molto diversa rispetto a quella che sembra voler fare Renzi, perché lui parla di eccellenze, ovvero prendere gli atenei migliori e portarli avanti. Questa qui è la linea. Poi il resto della frase la continuo io, prendere gli atenei peggiori e abbandonarli. Poi, migliori o peggiori, bisogna sempre vedere da che punto di vista. Molto spesso sì, gli atenei veramente meritano veramente di essere puniti per certi versi. Se non fosse che alla fine chi viene punito non sono i baroni, ma sono gli studenti che colpa hanno se vivono in quella città, ad esempio, pensa appunto a Messina. Messina è tra le ultime, l'università del 1500, secondo una riforma del genere dovrebbe, se non scomparire, essere abbandonata. E già vediamo corsi di laurea che scompaiono, pensa a ingegneria, lo dico perché c'è la mia compagna, dico la mia ragazza, ingegneria materiale non c'è più, cioè mia cognata se ne torna a Palermo, portando soldi sul territorio palermitano, perché è chiaro che questa ragazza a questo punto sta lì, ha una casa in affitto lì e spende i soldi a Palermo. Purtroppo ci sono anche queste realtà. Noi vogliamo puntare non all'eccellenza ma allo standard. Cosa significa? Che se io, impresa, faccio broker, così non so come mi è venuto questo esempio, se io faccio 100 brocche, la brocca peggiore è il mio standard, quello. Quindi se io voglio alzare lo standard, devo fare in modo che i prodotti che io creo siano come il minimo, il prodotto minimo è quello. Quindi se io voglio alzare lo standard, devo migliorare tutte le università. Questo chiaramente deve essere una visione, però non può essere soltanto il Ministero dell'Istruzione, perché qui c'è chi tiene i soldi e non è il MIUR. Perché bisogna aumentare i fondi sia al FOE che all'FFO. Che cosa sono queste sigle? Cioè, ne abbiamo abbastanza di sigle per oggi, però, diciamo. FOE è il Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca. Qui in Messina abbiamo tre CNR, se non sbaglio, il PCF, ITAE, e poi c'è un altro oceanografico. Talassografico. E poi l'FFO, il fondo per il funzionamento ordinario delle università. Bisogna intanto alzare subito queste quote e abbassare la quota premiale. Che cos'è questa quota premiale? Per questo dico è nell'eccellenza. E poi chiudiamo un altro argomento che può diventare anche un pochino ostico. Loro vogliono aumentare la quota premiale, ovvero questi soldi che sono dati in base al merito, darli a chi merita di più. Sembra una cosa positiva, però in realtà questi soldi li tagliano da quell'ordinario, quindi diminuiscono l'ordinario per aumentare lo straordinario e darlo solo a chi vogliono loro, perché poi i parametri su chi è migliore e chi è peggiore un pochino li decidono loro. Perché penso sempre all'Università di Messina, penso ad alcune giurisprudenze, comunque ha una storia incredibile. Penso anche a chimica, che comunque io non mi lamento perché non mi lamento minimamente la mia preparazione, anzi credo che come chimica Messina vada benissimo, poi la mia, il mio parere personale, però abbiamo anche visto dall'Andrew come chimica un po' in tutta Italia va bene, a differenza di economia che invece va male in tutta Italia, credo che Messina pure. Ho fatto aperto una parentesi troppo lunga, mi sono dimenticato che stavo dicendo. Soltano i soldi all'ordinario per dare lo straordinario con i criteri che vogliono. Con i criteri che vogliono. Poi c'è per grazie. Qualcuno che serve una frase. Ci ricorda i nomi. Una medaglia a quello. No, seriamente. E poi bisogna aumentare il turnover. Cercare di aumentare il turnover, perché in questo momento ci sono professori sempre più anziani e i giovani che non riescono a entrare, se entrano come ricercatori a tempo determinato, finiti ricercatori a tempo determinato, insomma è tutto un gatto che si morde la coda, un cane. Comunque in fin dei conti gira e rigira, questi soldi scompaiono dal territorio e scompare pure un indotto. Bisogna cercare di migliorare anche, aumentare sulle start-up, quindi quelle imprese anche universitarie che
fanno in modo che ci sia un collegamento tra università e impresa. Manca l'impresa, si deve creare partendo dall'università, ed è questo il senso delle start-up. Ma poi c'è un progetto molto interessante a riguardo. Proprio l'altro giorno ci sono andati i miei colleghi, mentre io ero in giro con la commissione antimafia, loro sono andati a farlo vedere questo progetto, e presto ne parleremo tutti assieme per capire un pochino se poterlo esportare, oltre che a Palermo, oltre che da Palermo, esportarlo in tutta l'università d'Italia. No, di arte, no, non è di Confindustria. Niente, per chiudere semplicemente che però una cosa importantissima, lo dicevo questo, mentre loro erano a Palermo, ero con la commissione antimafia, è che tutto parte da lì alla fine. Perché questi soldi noi possiamo investire quanti soldi vogliamo, questi soldi se arrivano nelle solite mani non andiamo da nessuna parte. Qui c'è un problema, secondo me, normativo. E noi appunto anche nel programma della giustizia, i miei colleghi in commissione giustizia spesso parliamo a riguardo. Bisogna cambiare una serie di cose, iniziando però si parla della prescrizione. La prescrizione intanto non dovrebbe più esserci nel momento in cui c'è il rinvio a giudizio. Questa qui è l'idea del 5 Stelle, perché non è possibile. Dopodiché dobbiamo anche raddoppiarla. Questo qui, sto parlando degli emendamenti che i miei colleghi in commissione giustizia stanno portando avanti. Quindi se qui ci sono proprio degli atti, degli atti normativi, degli atti legislativi a riguardo. Dovrebbe essere raddoppiata la prescrizione, i termini di prescrizione per quanto riguarda corruzione e concussione. E soprattutto bisogna introdurre il reato di autoriciclaggio. Brevemente, che cos'è l'autoriciclaggio? Il riciclaggio è quel reato secondo cui il mafioso, quello che è, ottiene dei soldi illeciti, li dà a me e io mi apro una lavanderia, nel vero senso della parola, cioè mi apro un qualcosa e in questo modo riesco a pulire questi soldi. Questo che è riciclaggio ed è perseguito. Ma se io sono la persona che ottiene i soldi in maniera illecita e io stesso li riciclo, quindi se io sono un narcotrafficante e io mi apro una lavanderia, paradossalmente se non scoprono il narcotraffico, ma scoprono che mi sto riciclando, non sono perseguibile. È una cosa ridicola, vi rendete conto? Se però io lo faccio fare a Gabriele, ecco, in quel caso Gabriele è perseguibile, ma io sono scudato perché non c'è questo reato. Quindi noi partiamo proprio da queste cose. E poi un'altra cosa, il 416 ter. Sappiamo c'è il 416 che è criminalità organizzata, associazione, sì, criminalità organizzata, 416 bis, criminalità organizzata, stampo mafioso. 416 ter va a colpire scambio elettorale politico-mafioso. È stato modificato di recente, ma non va bene, per un semplice motivo: non riescono ad applicarlo i procuratori come vorrebbero. Perché si chiede che lo scambio elettorale avvenga con modalità mafiosa. Ed è su questa modalità mafiosa che c'è un problema. Perché modalità mafiosa che cosa significa? Si parla di intimidazione di fatto, qualcosa di questo tipo. In realtà sappiamo benissimo che se la famiglia Corrado, la famiglia... vabbè, se prendiamo la famiglia... Cioè, la dirigente generale mafiosa. Vabbè, io bene, ci scherzo, però se una famiglia mafiosa ti chiede il voto, cioè, ci bisogna che ti intimidisca, non basta che viene il boss mafioso, sai, vorrei che tu votassi questa persona, oppure ti lo sai, il capo famiglia vorrebbe che tu votassi questa persona, senza intimidazione, non basta questo per perseguire, perché secondo noi sì, sinceramente, quindi noi stiamo chiedendo appunto maggiore legalità e maggiore trasparenza anche nella normativa sugli appalti, ci sarebbe molto da fare. Io vi ho annoiato abbastanza, per qualsiasi cosa sapete benissimo dove trovarci, su internet, anche sul territorio. Io passo la parola a Ignazio Corrado, voglio ringraziare per essere qui e ringrazio... Ah, non c'è più... Sta arrivando, è fuori. Grazie a tutti.